Questa è una Telecaster Blue Flowers, una chitarra che per anni non è stata più prodotta dalla Fender. Adesso, anzi, è stata prodotta, ma veniva fatta fare in Messico, veniva fatta fare, cioè, in altre Indonesia, roba del genere, ma questa particolarità di questa chitarra, quelle particolari, quelle, diciamo, che avevano un certo prestigio, erano le Made in Japan degli anni 80. E questa è un'altra volta Made in Japan. Gli americani che avevano smesso di far fare la produzione ai giapponesi, qui hanno ricominciato, e secondo me hanno fatto molto bene, a rifar fare questo tipo di chitarra ai giapponesi. Allora, questa è una chitarra, una Telecaster a tutti gli effetti, soltanto con una colorazione particolare, cioè si vede, queste ci sono dei fiori sotto con della porporina e che fa un effetto un po' particolare. Poi per il resto è una Telecaster con manico in acero, tastiera sempre in acero, e con il suo selettore a tre posizioni, quindi tre posizioni semplicissime. Primo pickup, quello al manico, che è quello che produce un suono più caldo. Al centro abbiamo un suono più ricco di frequenze anche acute, perché logicamente mette insieme a suonare insieme al pickup al manico, suona anche quello al ponte, e che sono fra l'altro con una bella distanza l'uno dall'altro, quindi le sonorità sono proprio nette come e distinte fra loro. Insieme suona più ricca, quindi c'è più suoni, c'è più frequenze, c'è un pochino più di ricchezza di armonici. Pickup al ponte. Pickup al ponte è fatto per suonare con delle frequenze molto acute, quindi per fare suoni funky oppure, non so, questo è proprio un pickup da un suono molto acuto, molto brillante. Per il resto è non c'è moltissimo da dire, è una bellissima chitarra, sono contentissimo, hanno ricominciato a farla fare ai giapponesi, perché i giapponesi per queste cose sono favolosi. Allora, questa è una Bahia Made in Messico, e una Telecaster con un selettore a quattro posizioni più un pulsante sul potenziometro del volume. Questo pulsante serve per creare delle sonorità molto più potenti rispetto a quelle che di solito ha la Telecaster. La Telecaster ha un suono abbastanza fine, abbastanza graffiante. Con questo qui si riesce ad avere dei suoni anche belli pieni, molto caldi. I quattro suoni si sente nettamente le differenze. In più si può aggiungere, appunto, pigiare questo pulsante e le frequenze e i suoni diventano altri. Quindi una chitarra con molti ma molti suoni diversi uno dall'altro e quindi versatilissima. Il ponte 1960 con le sellette in ottone, 3, quindi 2 per ogni corda. Queste sono le caratteristiche tipiche della Telecaster 1960. In più qui c'è l'elettronica che lavora con questo selettore e con queste nuove sonorità. Si va su una Telecaster Natural. Allora, tutta in frassino, un frassino fra l'altro molto leggero, che frassino è conosciuto per essere un legno molto pesante, qui è un frassino leggerissimo, quindi una chitarra ottima a tenere al collo e non pesa, non dà fastidio, non c'è problemi, una sonorità fantastica, praticamente questa qui è la serie Professional, quindi l'ultima uscita proprio in casa Fender. E tastiera in palissandro, quindi una tastiera un po' più duretta che dell'acero, e ci può essere in tutte e due le versioni, può essere in acero o in palissandro. Allora, la caratteristica è questa è una Telecaster
normalissima. Tre posizioni selettore, due pickup, corpo bello alto, almeno 4 centimetri, e è completamente pieno. Quindi una chitarra ottima per il sustain e per quanto riguarda le performance.